aiuto a Seba Cucù si affrontano al seminario per la 17ª giornata della Champions Cup Amatori, raggruppamento numero 1. La formazione di casa arriva da 4 sconfitte consecutive e vuole mettere una pietra sopra la crisi. Il Bakuku con una vittoria aggancerebbe gli Dogs in vetta. A partire meglio però sono i Reds che al decimo ottengono un calcio di rigore che Daniele Sidi trasforma col mancino. La reazione da parte del Bakuku è veemente. È la prima palla gol per pareggiare i conti, capita sul destro di Enrico Nurchi che dal limite però sparacchia altissimo. Al 19esimo il pareggio di Andrea Iba viene annullato dal direttore di gara Marine Bau per un fallo a suo dire commesso a danno di Giorgio Marras, portiere dello Juntos. Il Bakuku protesta nella circostanza. Qui si salva lo Juntos con Marco Fani sul tentativo di Nurki e al 24esimo Andrea Iba trova il gol dell'1-1 ancora su calcio di punizione. Juntos 1, Bakuku 1 al termine del primo tempo. In avvio di ripresa, siamo esattamente al 29esimo minuto di gioco, splendido triangolo tra Iba e Usai con l'attaccante che la mette dinanzi a Giorgio Marras. Juntos 1, Bakuku 2. La formazione di Diana vuole il gol del 3-1, triangolo tra Dessì e Ferru, col numero 10 che va a cercare dall'altra parte Iba su di lui a salvare tutto. È Foddis, ultima palla gol del match che capita ancora al Bakuku, da Iba a Ferru. L'esterno la mette dentro dalla destra, non riesce però a trovare la deviazione vincente da parte di Dessì. Finisce così al seminario il Bakuku è di nuovo in testa, battuto lo Juntos 2-1.